Salve a tutti e ben ritrovati concittadini di Ultuand. Ancora col mondiale, ancora Italia contro Spagna, Leopard contro Urian. Un match che è un classico di Warhammer 2, un match che è un classico di tutta la storia di Warhammer. Alti Elfi contro Elfi Oscuri. Entriamo subito in battaglia e guardiamo il replay. Lista molto interessante da parte dell'Elfo Oscuro, con un'Arcimaga molto cheap, la Medusa, 4 Cold One, unità che è letale per gli Alti Elfi, 3 streghe e poi per il resto un po' di chaff mischiata con i Corsari delle Arche Nere. Ottima unità antifanteria. E per il resto abbiamo la Medusa, che è un'unità recentemente buffata, da quello che ho visto è veramente veramente forte, interessante sia come unità singola per combattere sia per del kite, non che Dark Elf ne avessero bisogno. E per il resto abbiamo la strega suprema del Dark con Doombolt e Chillwind, Power of Darkness per castare ancora di più. Chillwind, che è interessante perché comunque è al 100% AP, quindi può fare molto male anche a questi White Lions. Allora, lista di Leopard, che è una lista molto larga, con ben 3 Spearmen, 4 Spearmen, 5 Spearmen per la frontline, 2 White Lion. Ottimo questo schivaggio, questo dodge della spell. Quindi abbiamo la frontline chip di Spearmen, 2 leoni bianchi, di cui uno della fama che è molto forte proprio perché applica il debuff Sunderer Armor, 3 acceri che hanno molta gittata rispetto a quello che normalmente sono i tiratori dei Dark Elf, quindi ottimi, e 2 War Lions, unità molto bella, molto carina, molto forte contro la fanteria, specialmente contro queste Blix Sword qui che possono fare ben poco contro di loro. Poi abbiamo Illyrian Reavers, Dragon Princess e Illyrian Reavers. Ah, 3 lupacchiotti, scusate, leoni. Ok, quindi abbiamo 2 cave leggere e una cave pesante. Mago della vita, chip su cavallo con Regrowth e Earthblood. Regrowth probabilmente per queste Dragon Princess in finale, non essendoci single entities. Leoni che, come vedete, in carica massacrano qualsiasi cosa, quindi tutto questo lato qui, che era comunque ben difeso dai Cold One, ma troppo lontani, perché comunque i Cold One hanno un 66 speed contro la 82 dei leoni, hanno potuto generare valore cosiddetto gratuito. Qui vediamo subito una carica dei Cold One che cercano di intercettare i leoni. Vediamo se questi Dragon Princess caricheranno qua. No, caricano sul lato per cercare di intercettare i Cold One Knight. Cold One Knight che si mangiano con l'azione del Illyrian Reavers. Questo lato è stato decisamente compromesso dalla Medusa. White Lions che arrivano in supporto per macinare un Blix Sword e Black Arc Corsair. Un Chillwind sulla fascia centrale, Dragon Princess che finalmente caricano Witch Elves e Cold One. Bisogna stare molto attenti qui con le Witch Elves perché potrebbero fare male. Cold One che si aprono uno spiraglio per le unità da tiro insieme alle Witch Elves, soprattutto sui tiratori sono un po' antipatiche. Vediamo dove andranno, stanno dilagando nella backline dell'Alto Elfo. Sul lato sinistro ottimi ingaggi per l'Alto Elfo. È vero che questi Illyrian Reavers sono imbizzarriti, ma questi Cold One stanno venendo gestiti da War Lions e da Pureman Company e adesso addirittura degli Spearmen, quindi ottima la gestione del lato sinistro per gli Alti Elfi. Lato destro che sicuramente è a vantaggio al momento dei Dark Elf perché è tutto libero, c'è solo questo lanciere qui, ma con la vittoria del lato sinistro tutta questa roba qui si può riversare a bloccare questi Cold One Knight che vengono controcaricate. Dragon Princess caricano gli arcieri, Arcimaga della vita che va a dare un bacino all'Arcimaga dell'oscurità. Vediamo come si picchiano qui le signorine. Se le danno di santa ragione, ottimo. Vediamo il centro subito, centro che sta reggendo quegli Alti Elfi, ottimo. C'è qualche unità sicuramente sui tiratori, ma come vedete l'Alto Elfo ha ancora parecchia chaff. Il punto è che ha dovuto sacrificare molta mobilità qui al centro contro questi Cold One Knight per salvare gli arcieri che sono fondamentali proprio per poi andare a gestire quelli che sono i Cold One Knight o unità come le Witch Elf che non dispongono né di armatura né di scudo, quindi che col tiro vengono facilmente uccise. Come vedete manda subito i War Lions a combattere sui Cold One Knights, War Lions che hanno
sia antinfanti ma soprattutto armor piercing. Arrivano anche degli spearmen che comunque hanno antilazzo, quindi possono fare bene contro questi qui. Tiratori che vengono maga della vita che rischia parecchio essendo circondata col One Knight oltre che dalla Sorceress. Medusa che sta a fare gli affari suoi da inizio partita, lei spara sulle fanterie, fa un sacco di danno. Ottimo buff che ha ricevuto nell'ultima patch, vediamo se è fin troppo ottimo. Per il resto, situazione che si è riequilibrata un attimo, ma è assolutamente buona per l'alto elfo. Vediamo come si svilupperà. Alto Cold One Knight che ritorna, questi Black Arc Corsair arrivano sugli acceri, un altro Chillwind che manca di poco, i Dragon Princess. Mamma mia, questi Dragon Princess stanno facendo il delirio, hanno combattuto sostanzialmente contro 4 Cold One Knight, destra, sinistra, contro carica di là, contro carica di qua. Tiro della Medusa che non viene minimamente impensierita con il suo 58 di speed dal 33 di speed dei lancieri, non la prenderanno mai purtroppo. Arrivano i Dragon Princess per intercettarla e adesso vedremo, secondo me, quella che è l'abilità della ROR, è un'abilità danno diretto tutto attorno, quindi farà un bel po' male a tutte queste unità qui. Alceri che ritornano sicuramente tireranno sui Black Arc Corsair, Lirian che dovrebbero riprendersi, si spera il più possibile, in modo da andare a supportare qua Goldwan qua nell'angolino con tre modelli rimasti. Possono venire gestiti anche da un lanciere. Dragon Princess che vanno in route per la oddio, che concentrazione di dolore, perché comunque c'è stato un Doombolt, Chillwind, l'abilità della Medusa che ha mandato sia in route i Dragon Princess sia gli Spearmen. Peccato soprattutto perché è molto vicino al lato questa cosa qui e quindi le unità non sono tornate. Sicuramente sarebbero potute ritornare, le unità degli Alti Elfi hanno comunque una disciplina eccezionale. Guardate qui, prima dell'ultimo tiro avevano ancora 3 di disciplina e a questo punto è tutto nelle mani dei leoncini e soprattutto della Pure Mind Company, è il vero pezzo da 90 qui. Black Arc Corsair che stanno combattendo contro gli Illyrian Reavers che gli negano il bonus contro la fanteria, ottimo. Sicuramente qua gli Illyrian Reavers si sono presi tutto il loro bonus di carica che hanno sfogato sulla fanteria. Vediamo qui la Pure scusate, i White Lions classici che stanno picchiando per bene la strega, incominciano a blinkare probabilmente per l'aura della sirena. Sì, peccato perché sicuramente questi che arrivavano adesso avrebbero potuto fare male. Pure Mind Company che va a combattere contro della Chaff e soprattutto strega sirena Medusa che è libera di sparare sulla Pure Mind Company. È pessimo segno questo perché questa unità qui più rimane in vita più potrà macinarsi tutto quello che rimane. Questi Illyrian Reavers sicuramente possono fare del male alla Sorceress ma non possono impensierire la Medusa. Peccato che stiano andando in route questi War Lions, peccato che siano andati Dragon Princess in route. Tiro della Medusa, questo sembra essere un Doombolt. Niente, manda definitivamente in route questi Illyrian Reavers. Supreme Sorceress che ha solo 745 punti vita, se immaginate quanto è delicata quella situazione. Con eliminare questo, con tutte le spell che ha tirato, avrebbe svoltato. In questo momento sono rimasti dei leoni che mandano in route le Blixwat, una Blixwat che ritorna con 23 e a questo punto War Lions che sicuramente andranno a caricare la Medusa. Si prendono subito una cura che può servire anche a far tornare War Lions, non credo adesso con la carica della Medusa. Vanno in route, sì. Niente, speriamo si riprendano prima. No, perché stanno venendo inseguiti. Niente, questo è l'effetto del terrore che causa la Medusa. Ha mandato in terror out i War Lions. Peccato. Queste due unità qui avrebbero sicuramente svoltato, soprattutto con una Sorceress con 700 punti vita, quando la nostra maga ne ha ancora 1770. Capite che se la dovevano vedere le due signorine qui, sicuramente sappiamo chi avrebbe vinto. Medusa che però ha ancora 4500 punti HP, niente più rimasto in campo per gli Alti Elfi. Peccato, vediamo se per caso l'Archmage riesce ad uccidere la Supreme Sorceress, quindi a far tornare la Pure Mind Company. Mando leggermente avanti, è veramente tirata al pelo. Il Pure Mind Company che si avvicina parecchio al bordo. Niente,
viene gestita con la Medusa. Supreme Sorceress però che va in fuga, vediamo se l'Archmage riuscirà ad ucciderla, ma credo che a questo punto sia finita. Questa probabilmente è una vendetta personale e a questo punto è la Archimaga contro la Medusa. Archimaga che credo a questo punto abbia finito anche i venti della magia. Archimaga che però schiva la carica della Medusa ed è GG per gli Elfi Oscuri. Entrambi eserciti annientati, giocati fino all'ultimo modello. Rimanevano in campo semplicemente l'Archimago e la Medusa. Mamma mia. Partite di un livello assurdo. Anche qui, come nel video precedente, abbiamo perso, ma come vedete il livello di qualità è altissimo degli spagnoli e anche nostro assolutamente. Vabbè, Dragon Princess che hanno fatto 2000 gold, leoni che hanno fatto un po' peggio, però ecco, questi che invece hanno potuto sfogare meglio il loro bonus di carica sulle fanterie hanno fatto 1100 gold. Purman Company che è stata bersagliata subito, comunque si è quasi ripagata. Alto White Lion che ha preso un sacco di spell, 670, quindi anche lui poteva ripagarsi. Ballista che non ha fatto un granché, Elena Rivers che hanno fatto benissimo, uno benissimo l'altro meno. Arcieri che sostanzialmente si sono ripagati facendo una somma, e la frontline che ha fatto la frontline. Peccato per questi Dragon Princess qui, hanno fatto bene. Il bottom up ha pagato uno scotto, ha fatto pagare uno scotto alto ai nostri alti elfi, perché comunque poteva ritornare parecchia roba. Detto questo, vediamo i Dark Elf. 1530, ottimo la Sorceress con il suo nucleo di spell che mandava in rotta in combo le unità. Medusa che ha fatto il devasto, si è preso un sacco di value su questi White Lions. Coldwand che invece mi aspettavo facessero molto meglio. Alcuni si sono quasi, e dico quasi, ripagati. Questo per niente. Quindi è stato molto bravo Leopard a gestire questi Coldwand con un solo Dragon Princess. Streghe che in totale non credo che abbiano fatto malissimo. Hanno reso sicuramente difficile la gestione della micro a Leopard e Chaff che ha fatto la Chaff. Detto questo, mi dispiace annunciare che il mondiale per l'Italia finisce qui in semifinale. Credo che abbiamo perso contro la squadra più forte, anzi contro la squadra più forte, perché registro in differita e la Spagna poi sarà quella che vince il mondiale. È stata tosta, come vedete ci sono state un sacco di partite sul filo del rasoio. Il risultato poteva essere diverso in mille altri modi, non ci sono se, non ci sono ma credo che abbiamo sicuramente portato alto il nome dell'Italia, di Tilea, che abbiamo fatto assolutamente una bella figura sulla scena internazionale e sicuramente a questo punto rimane tanta voglia di riscattarsi al prossimo evento, che non sarà tra troppissimo tempo, quindi anche lì ci vedete di nuovo quanto probabilmente molte più nazionali. E io spero che vi sia piaciuta questa serie, spero che siate stati emozionati sia per il commentary sia per la qualità delle partite come lo sono stato io. Mi è piaciuto molto poter avere questa opportunità qui, essere il capitano e aver potuto giocare. E niente, vi chiedo di lasciare un mi piace e un commento e vi rimando al prossimo video. Questo è l'ultimo evento dell'anno, quindi vi auguro anche un buon Natale, ma credo che sarà già passato quando uscirà questo video, e un buon anno. Ci risentiamo a gennaio con una nuova programmazione e buone feste a tutti. Arrivederci.